Migliorare le funzionalità operative e aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Con questi obiettivi l'amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, guidata da un commissario straordinario, ha ceduto gratuitamente ai carabinieri un'area di 1.800 metri quadri per realizzare la nuova stazione. Il luogo individuato è estremamente strategico, sia perché si trova a ridosso di una delle quattro uscite della 16 bis, ma anche perché è nel cuore della zona industriale. È un'area che ha la necessità della massima attenzione da parte nostra e l'attenzione e l'efficienza del personale dell'Arma dei Carabinieri che lavora sul posto passa ovviamente anche per delle soluzioni, diciamo, alloggiative e dei reparti adeguate alle esigenze operative. Il nuovo presidio di legalità consentirà all'Arma di incrementare le politiche di contrasto alla criminalità connesse alla sicurezza stradale e di aumentare i servizi preventivi di ordine pubblico. La decisione di offrire il terreno è frutto di un percorso avviato con il patto per la sicurezza dalla prefettura della BAT. Come anche l'estensione della videosorveglianza, che è un altro aspetto della quale, come gestione straordinaria del Comune di San Ferdinando, ci stiamo attualmente occupando. L'intento è quello di rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni centrali, le istituzioni locali e la società civile anche per prevenire episodi di microcriminalità, come le recenti intimidazioni subite da alcuni amministratori a San Severo e Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia. Segnali che confermano quanto sia importante per lo Stato che rafforzi la sua presenza sul territorio.